Thank you.
Dell'alba, finalmente è tornato il sole dopo un brutto tempo che era necessaria, la pioggia, però insomma questo sole ci fa ben sperare, un bel messaggio d'augurio che abbiamo voluto aprire proprio con un'idea di bellezza, di ordine, di cosmo, cioè di ordine regolato come è nella musica. Questa sonata di per eccellenza l'idea della costruzione regolata, dell'ordine, della bellezza. Pensate che questa sonata che abbiamo appena eseguito era stata di Bach padre. Sapete che Bach ha avuto più di 20 figli. Bene, ha così educato, è stato capace di istruire, educare e far crescere i propri figli nel segno della bellezza, dell'ordine, dell'armonia, tanto che questa sonata è stata scritta da Bach padre, che ha chiesto al suo secondo figlio, Carl Philipp Emanuel, di completarla aggiungendo il basso continuo, perché appunto la bellezza, l'ordine e l'armonia è qualcosa che si deve anche insegnare. Questa è una armonia come conoscenza, ma esiste anche l'armonia come esperienza vissuta, vivere l'armonia e diventare parte di un tutto. Ed è quello che noi adesso andremo ad eseguire con questo brano di Philip Glass, A Chaotic Harmony, di cui abbiamo qui un rappresentante importante, perché Massimo è stata la persona per la quale Philip Glass insieme con lui ha curato questa parte della musica. Questo brano, pensate, è una partitura originale di Philip Glass che è stata scritta per un cortometraggio che si chiama appunto A Chaotic Harmony, e questo cortometraggio è la storia di un viaggio sciamanico verso le origini, la capacità di mettersi su questa linea di esperienza personale, compiere un viaggio alla ricerca del sé all'interno del tutto, nell'armonia universale. Le varie parti che compongono, tutte senza soluzione di continuità, che compongono questo brano, quest'opera, sono tutte le varie fasi di questo viaggio attraverso movimenti del Tai Chi. È interessante la storia perché questo cortometraggio, la cui partitura originale è stata scritta appunto da Philip Glass, è stato scritto per violoncello e voce. E Philip Glass ha autorizzato l'arrangiamento che Massimo ha compiuto dalla parte vocale alla parte strumentale del flauto. Quindi questa è una perla, insomma, diciamo che è una unicità che possiamo presentare oggi a Perugia e che è opera appunto di Massimo. Siamo onorati e felici.
Thank you.
Thank you.
saluto. Torniamo in Occidente e torniamo quindi non ad un'idea di ordine a cui ci si avvicina con un mantra come abbiamo fatto in questo brano così circolare. Forse magari qualcuno è riuscito a percepire quello che è il messaggio, non di lavorare su delle strutture, su delle cellule, ma proprio su delle vibrazioni, lasciarsi avvolgere dalla musica e non entrarci attraverso lo schema al quale siamo abituati. Questo era un po' il messaggio. Ora torniamo in Occidente però con Franz Joseph Haydn, con i suoi tri londinesi, che abbiamo scelto in questo programma perché sono un esempio proprio di eleganza, di ordine e di cosmo ben regolato. Questi tri detti londinesi, perché sono stati composti da Haydn tra il 1794 e il 1795, in occasione del suo secondo soggiorno a Londra. Haydn, come sapete, era il maestro di cappella della corte degli Esterhazy e nel momento in cui Nikolaus morì e la corte e la cappella musicale quindi venne liquidata, Haydn, già anziano, venne messo in pensione, si usava anche allora. Era però già così famoso che venne richiamato in tutta Europa e a Londra, in Inghilterra, se possibile, ebbe una fama ancora maggiore di quella che aveva avuto appunto in Europa. Questi tri londinesi, cosiddetti londinesi per il fatto di essere stati scritti durante questo soggiorno a Londra, sono composti da tre movimenti, il trio numero 1 in Do maggiore e due movimenti, il terzo, sono entrambi di tre movimenti, il primo in Do maggiore e il secondo in Sol maggiore. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Della settima edizione di Concerto dell'Alba. In realtà è rituale salutarci alla fine, però con Cecilia abbiamo stabilito che fosse opportuno non interrompere quell'armonia che si creava tra il sole, il miracolo del sole che sorge e la musica, in quei momenti che sono cruciali, perché poi i primi sono i più belli da gustare e da assaporare. Allora non abbiamo voluto scalfire, abbiamo voluto assaporare insieme a voi la carezza della musica, la meraviglia del sole all'aurora. Questo diceva Cecilia, è il primo di tre appuntamenti. Ci ritroveremo di nuovo qui domenica prossima, anzi no, a Monteripide domenica prossima e di nuovo qui il 4 settembre. E anch'io ringrazio ovviamente Maria Cecilia, quindi un ensemble, Massimo, Claudia, che stava a dire la formazione di oggi, ma poi insomma ringrazio sempre un ensemble in tutte le sue formazioni. E ringrazio i miei collaboratori, ringrazio Rita, ringrazio Alessandra, ringrazio Stefano, che noi quando arriviamo qui troviamo tutto apparecchiato. Invece c'è un'organizzazione dietro, che è quella dell'assessorato della cultura del comune, e c'è un modello che ormai, come dire, mi piace sommessamente ricordare, sta facendo scuola. Perché questa bella pratica di svegliarsi all'alba e di appunto ricevere la carezza del sole, il miracolo che spesso non riusciamo a vedere, e la carezza della musica si sta, come dire, replicando in altre realtà. Allora significa dire che avete dato un buon esempio, ne siamo lieti e ci ritroveremo ancora prima a Monteripido, poi qui per i prossimi appuntamenti. Buona giornata a tutti.
ancora tutti seduti qua, meno bene siete andati, ci salutiamo con un ultimo piccolo Haydn. Thank you.